sul mio canale. Come vedete, siamo tornati nel nostro solito angolino. Dopo una settimana di lavoro, di impegni, siamo ritornati e ritorneremo ai nostri orari consueti. Ma prima di tutto vi dovete iscrivere a questo canale, attivare la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter per essere aggiornati su tutto. Allora, cominciamo ad analizzare il video di oggi. Nel video di oggi, di questo contenuto, è un video dove semplicemente ho deciso di fare pulizie. Voi dite, come hai deciso di fare pulizie, Davide? Sì, ho fatto le pulizie di primavera. Non è che ho tolto le robe estive dall'armadio e messo all'invernale. No, tranquillo, non ho fatto questo. Ho semplicemente andato sul mio canale social a fare semplicemente pulizie, di togliere tutte quelle persone che per me erano tossiche, che per me non mi fanno crescere né come canale e né come contenuti, sento che io per andare a vedere i contenuti seguo molti social, io vedo, ho voluto eliminare non le persone contro la Juve, no, io seguo giornalisti che sono contro la Juve, milanisti, interisti, napoletani, romanisti, laziali, però che mi danno contenuti, che mi motivano quello che dicono. Ho voluto invece togliere quelle persone che per me erano tossiche, quelle persone che davano il contentino a quel sentimento anti-juventino che venivano seguite, poi che quei personaggi lì hanno fatto per 30 anni parte della televisione privata di Mediaset di Silvio Berlusconi e tutte le magagne che ha fatto il Milan nelle loro trasmissioni non le hanno mai dette, non so conto che dopo che questi non lo so per quale motivo, perché per loro dicono, alcuni giornalisti dicono che sono stati tolti dalla TV per colpa della Juve e hanno questo risentimento, un altro conto. Io sto parlando di quello che da dicembre o novembre a ora è uscito fuori sul caso Bruno Valenze. Personaggi che mi scrivevano la Juve, la Serie B, la Juve Serie C, la Juve addirittura radiata. E ora che, fra virgolette, essendo che sono condanne amministrative già, è strano che nelle condanne amministrative ti mettono illecito sportivo, che nelle condanne amministrative da 30 anni a questa parte, anche prima di Calciopoli, amministrative, è stata data sempre un'ammenda o una squalifica al dirigente, perché se dobbiamo andare a vedere che perché poi torniamo sempre a quel punto. Oriali, ora team manager della nazionale italiana con l'Inter, perché ha fatto tesserare Recoba, che ha giocato con il passaporto falso, non è stata imputata l'articolo 4 della realtà sportiva, no, solo l'ammenda è stata multata la società e è stato squalificato il dirigente. Invece qui alla Juve si è deciso di effettuare l'articolo 4 quando l'articolo 4 sinceramente su problemi amministrativi, su indagini amministrative non è stato mai imputato. Se poi andiamo a vedere che le intercettazioni per alcuni giornali sono già accuse, e non lo dico io, l'ha detto l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, che ha detto che il gruppo che guida Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Gazzetta di Torino e tanti altri giornali della grande famiglia Cairo in questo periodo hanno venduto più giornali ora sul caso Plutovenzi Juve che sulla vittoria dell'Europeo dell'Italia. Allora io alzo le mani e andiamo avanti, però la cosa che mi dà più fastidio è che essendo che per 4 mesi
parlavano di Serie B, Serie C, redazione, ora hanno capito che quello che dicevano erano fregnacce, che la Juve non rischia la B. La Juve, soprattutto il Corte, ha detto: tu, i 15 punti dati alla Juve, per noi il costo d'accusa fa regge, però devi motivare i punti. Mi devi motivare ora quanti punti dai 3 punti, mi devi motivare 3 punti, dai 10, devi motivare 10 punti, ne dai 30, perché alcuni giornali parlavano di 40 punti, 40 punti, 40 punti parlavano, però ne devi motivare 40 punti. Hanno visto che quello che dicevano erano fregnacce, ora dicono che c'è qualcosa di marcio, il sistema che vuole proteggere la Juve, o forse hanno capito, non dico io, che mandare la Juve in B o fare una sentenza ridicola, perché è una sentenza ridicola sul caso plusvalenze, quando gli stessi giornali che oggi parlano di sistema Juve hanno scritto in prima pagina a 8 caratteri un dirigente di una squadra milanese, il re delle plusvalenze, che riuscì a vendere i ragazzini della primavera a 20, a 15, a 17 milioni, lo esaltavano. Oggi invece le plusvalenze sono, come abbiamo visto, perché ci sono le intercettazioni, però in qualunque mondo le intercettazioni non sono prove, sono un mezzo per arrivare alle prove. E ora la Juve viene accusata per caso plusvalenza di quelle intercettazioni che nel penale ancora non sono prove, perché nel penale il processo Prisma deve ancora cominciare, perché non si sa se ancora la procura di Torino può procedere a Torino, può essere portata a Roma o a Milano, ancora non si sa, come, se poi quelle intercettazioni che sono state prese possono essere portate in tribunale, perché poi sarebbe il colmo che la Juve viene accusata in alcune intercettazioni, che poi però dobbiamo sempre precisare che è stato, che sono state mandate da un PM che 3 anni fa, cioè ancora, che secondo me è peggio, qualcuno dice sì, però è 3 anni, no, 3 anni fa è ancora peggio, è peggio, perché tu ancora non eri partito con l'inchiesta Prisma, cioè tu sei partito già prevenuto, non è per il tuo tifo, perché ognuno può fare la scuola che vuole, ma per le parole di dire anti-juventino e lui odia la Juve, sono state mandate da quel signore le intercettazioni a belle tagliate a pannello come si dice, per punire la Juve, semplicemente quello. Poi che nessuno dice che la Juve non abbia combinato qualcosa, nessuno dice che la Juve è la santa, la Juve ha combinato qualcosa, però essendo che finora tutte le procedure amministrative non sono mandate sull'articolo 4 sulla realtà sportiva, ma sempre una ammenda e una multa, va benissimo così, è sempre stato così, però per la Juve si fa sulla realtà sportiva. Poi che secondo me il procuratore generale e la FIGC cercano più loro il patteggiamento che la Juve, perché la Juve lo sa benissimo che con questa giustizia sportiva non si può difendere, sa benissimo che la Juve con questa giustizia sportiva, e non lo dico io ma lo dice il ministro dello sport Abodi, che va riformata perché è sbagliata, perché non c'è un giusto processo, non lo dice Davide, ma lo dice il ministro dello sport Abodi. E allora a quel punto cosa dobbiamo fare? Il solito mondo di mezzo, io li chiamo il cerchio magico, deve dire che il sistema vuole salvare la Juve, oppure perché non dico che il sistema vuole salvare se stesso, perché mandare la Juve in Serie B, non so quante squadre Serie A conviene,
Perché una Juve, una Serie A senza Juve è una Serie A più povera. Quando deve andare a trattare i diritti, non te le paga nessuno come dovrebbero essere. Perché però non stiamo dicendo che la Juve sia innocente, stiamo dicendo che la Juve è colpevole, deve essere condannata come sono state condannate tutte le altre squadre. Se una cosa amministrativa, deve essere amministrativa. Se sportiva, perché io non mi posso pensare che un 4% di plusvalenze può salvare un bilancio di una società, perché ci sono squadre che hanno fatto 50, 60, 90% di percentuale di bilancio di plusvalenze, però lì non ci sono intercettazioni. Ecco perché ho voluto fare polizia. Mi sono tenuta tutte le persone su Twitter, sui social, che mi fanno crescere, anche persone che odiano la Juve, però motivano il loro odio, motivano il loro sentimento. Io ci sono alcuni giornalisti di fede interista che sappiamo benissimo che odiano la Juve, però quando dico una cosa, la motivano. Invece questi personaggi che io li ho chiamati i signori del cerchio magico, il cerchio magico, Tizio, Tizio, Caio, Sembrone, 4, 5, ne mettiamo 6, li ho voluti eliminare, ho voluto farmi, almeno nel mio canale, nei miei social, persone che mi fanno crescere, anche che odiano la Juve, però motivano, non ho persone che scrivono tanto per scrivere. Perché poi se andiamo a vedere quello che scrive uno, dopo 20 minuti lo scrive l'altro. E poi lo scrive l'altro. Sembra che si mettono d'accordo, tanto sanno benissimo che chi li segue è sempre il solito cerchio. Solo il solito cerchio. Per me va bene, io l'ho voluto eliminare perché io nei miei social voglio persone che mi fanno crescere. Poi se uno di questi commette una cosa e ti risponde con offesa, sento che sono giornalisti, non dovrebbero rispondere con offesa, ma rispondono con offesa. Voi, per esempio, Bargigia non ha mai risparmiato la Juve, però io a Bargigia lo seguo e lo commento perché con Bargigia ti motiva quello che dice, non lo dice con l'odio. Ti motiva perché per lui Agnelli ha fallito, per lui perché Allegri ha fallito, che la Juve va male, o la plusvalenza, ma te lo dà la motivazione. Gli altri lo scrivono tanto per scrivere, che poi quando non vanno come le loro idee, come il loro pensiero, come quello che hanno scritto, ti scrivono il sistema vuole salvare la Juve e così non cresci. Io ho voluto fare pulizie d'estate. Signori miei, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella che, come sempre, andiamo avanti, non ci arrendiamo. Ci vediamo alla prossima. Ciao! A proposito, stasera c'è Inter Milan, l'Inter parte da 2-0, sicuramente l'Inter vola direttamente a Istanbul. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Ciao!